Oh no, sta buono, fermo! Ma che buono? Sta buono! Ma che sto buono? Devo tramutare il vino! Ma che tramuti il vino adesso? Ma come? Perché adesso c'è un orario per trasportare il vino? Ma a parte te trema il braccio già lì! Ma dove trema il c***o? No! Non volare! Sta buono, no, fermo! Fermate! Fermo, bisogna fare la visita! Ma che visita? È l'inizio dell'anno, bisogna fare la visita, devo chiamare il dottor Battilocchi! Ma io non sto bene, che il dottore? Che il dottore? Sciacqua di c***o! No, no! Tu e lui! No, è il dottor Battilocchi, anzi... Oh, no, ma aspetta che lui... Ma vanno a prendere il telefono, che adesso lo chiamo! No, ma davvero, davvero, bisogna... Ma io, provare. Ma io nessuno, io vado alla visita! Zitto, zitto! Chi sto bene? 7 picchi, inizi 2, 5 pini, chitti fatti! Ma non chiamare giù, che tanto non c'è poi, sa! Zitto, zitto, zitto! Vabbè! Zitto, zitto! Zitto! Pronto? Dottor Battilocchi, buonasera! Ti dica! Senta, sono Carletto, il nipote di Faustino! Sì, ma fai che mi è giù! Ah, mi dica! Che è successo? Salve, salve, senta una cosa! Può venire a fare la visita d'inizio anno per il nonno? Ma che visita? Quel nonno? A che ora ci vediamo allora per questo check-up? Anche martedì pomeriggio potremo fare, verso le 5. Ah! Ma io lo sto zitto, ma a me me la rompo. Sì, ma... può venire anche subito, venga quando vuole. Va benissimo. Vengo subito, un attimo però, Ma come un attimo? Dottore, dottore! Dottore? Un attimo, c'avevo un paziente da fare. Ah, mi scusi. Sì. Va bene, dottore, allora aspettiamo. Sì, ok, va bene, verrò subito allora, Grazie. Buonasera. Oh, arriva il dottore. Io non ci voglio nessuno. Oh, e arriva il dottore. Io e il dottore non lo voglio. Hai capito? Non lo voglio! No, arriva! Ma sì, arriva! Buffo le scale! Sta buono, lo vai! Oh, arriva il dottore, punto! No! Tanto arriva! Basta, ne vamo una weekend! Ma possibile che quello stronzo mi ha chiamato il dottore? Io sto tanto bene qui, da me solo, sto trovando il vino, mi chiama il dottore. Ma è buono il dottore da me? Oh, ecco il campanello. Ah, sì. Stavolta, pettinete. No. Eccolo. C'è il bambino in posto! Che c'è il bambino? Sta zitto, senti i cani che abbaio, Ma che mi voglio da me i cani? C'è il bambino, che c'è il bambino? Mettete un attimo come pronto per essere visitato. Sta su così... Mannaggia la mamma! No! Che te dico io? Buono, fermo. Sta così e sta... Mannaggia, in c'è così strada. Dai, arriva il dottore, mi fa fastidio. Ma lasciate di quello! Oh! Venga! Oh, che bello! Buonasera! Come sta il nostro paziente? Buonasera! Che paziente? Ma io come sta? Quel paziente lo vedo impaziente, È un po' impaziente, però adesso... Si ricorda che gli avevo dato quella cura l'anno scorso? Ma che cura? Lei non che si cura? Ricorda? Non risponde così al dottore. Già! Non gli risponde perché mi hanno detto che c'è dei disturbi gastroenterici. Sì. Ma io ti sto bene. No, adesso ci abbiamo. Adesso mi seguo e poi illustro una cosa. No, perché c'è un problema pulmonare. Sì. Ma fammi che le mando, don Cazzo di Noce. Sei anche un po' nervoso. Ma è un po' nervoso. Perché il Valium, se è nervoso può prendere il Valium. Di dove il Valium? So, per via sempre anale, così. Adesso entra, non lo so. Allora, e poi c'è anche lei, la blasfemia acuta. Sì, quella va bene, quella ce l'ha avuta sempre, non si cura, quella è incurabile. Però se lei ha seguito la cura che gli abbiamo dato, stanno ci abbiamo un'altra cura molto più capace, molto più buona che la guarisce. Intanto gli vogliamo fare una visita. In caso che gli prendesse quella solita cosa, e ma abbiamo... qual è sta cosa?
sta solita cosa, qual è? Ci abbiamo una medicina, guardi, favolosa. Questa è per la dissenteria. Ah, ok. Quando lui va dissente, tac, e si tappa tutto, e questo e va benissimo. Smettila tu! Questo lo tengo! No, no, tienilo, tienilo! Questo lo tengo! Per la dissenteria, no! Ma che pazienza! Ma che vedi il nervoso, capisco il paziente che è nervoso. Allora, se quello non gli serve, eventualmente ci abbiamo le supposte della nonna. Queste chiaramente... Chiaramente... Lei non risponde. Lei si mette prono, mette la sera, si prosti. Prono. La sera. Poi io mi sembra che gli avevo prescritto l'anno scorso, eccola, vedi, difatti c'ho questa qui. Io avevo, perché io mi segno tutto, non è che sono professionista serio, non è che... Professionista! Allora, l'avevo prescritto, due supposte di mioduro, ma non tanto. Fine per te. Una la mattina e una la sera. Fine per poi, te. Poi, due supposte al carburo di tungsteno. Sempre una la mattina e una la sera. Perché ricaricano quelle. Ricaricano, la prese... Le prese? L'ha fatta, sai. Ma io più niente, Le prese? Calma te! Se no io, vedi, cioè adesso io devo segnare. No. Un'altra medicina ce l'ha? No, adesso io devo segnare pasticche per il nervosismo. E qua quali sono? Adesso, non so, ce ne sono vari tipi. Lei come vuole? Vuole il Valium? Voglio che ti adesso qua di voi. La melatonina, come la peratonina, la peratonina. Così la sera se fa oppure no, ma scusi, la peratonina va bene. Allora lei il giorno fa le pere o fa anche le mele? Secondo me lei fa molte pere e puzzano anche. Perciò faccia meno pere, così c'è meno puzzo. Mettale le rompicoglioni. Peratonina, ecco, peratonina. Sempre in supposte? Sì. O due gocce su cicilla? No, supposte perché agisce prima. Ma su cicilla due gocce? Per il cicilla ci vorrebbe due gocce, due gocce di cielo alto, cielo alto. Cielo blu. Però no, un attimo. Perché secondo me... cielo basso. Sì, ma se mette prono gli è vicino. Anzi, un attimo, fa male. Dottore, metta pure la gli è vicino le pinzette. Sì, che tolgo i peli. Ah, sì, pulisci i vasi. Sì, pulisco i vasi, no? Se si mette prono, adesso... Adesso gli devi fare però un controllo. Questo lo togli magari privatamente. Ecco. Alzati un attimo, dai. Se alzi un secondo, che gli ho vestito le spalle. Aspetta, Sì. Ecco. Così. Mentre lui visita le spalle, ci sono anche le palle dalla no, le palle, però dica 33. Di 33. No, 64. Di 33. 33. Più forte. 33. Più forte. Regolare, le spalle sono perfette. Guardi le palle. Le palle mi hanno cazzato un torto, per dire, si intende. Fate un sciacco, dico. Apra l'occhio. Apra.
Ah, ecco, vedo, vedo, sì, vedo una cosa vitrea. Sì, che c'è? Sì, sì. Che c'ha l'occhio da birbaccione. È vero? Sì, sì. C'ha l'occhio. Ecco, questa, anche quest'altro. La tua invece è la delinquenza. Sia che apra gli occhi. Apra gli occhi. Non parli. Apra gli occhi. Apra. Oh, ecco. Basta, porca! Penso a tanti coglioni. Facciamo la visita questa articolare. Alza il gabbiano. Al gabbiano. Faccio il gabbiano. La visita è andata benissimo. Rifaccia il gabbiano e poi basta. Ma allora il paziente sta benissimo, l'abbiamo visitato anche stanno. Sì, paziente, io se ho qualche problema la chiamo, eh. Va bene, io sempre. Prego, io sono sempre a vostra disposizione. Poi il dottore sarà quindi un altro. Ma va, un duello. No, non trattate male il dottore. Ancora a tempo stupido.